Martedì 2 gennaio, come da tradizione, si è tenuta la commemorazione dei Vigili del Fuoco caduti in servizio il 2 gennaio 1958, Giacomo Gindro, Antonio Merlo, Domenico Porello e René Sacchi. Ad organizzarla come ogni anno i Vigili del Fuoco volontari di Rivarolo Canavese, presenti purtroppo solo in parte perché chiamati all'ultimo per un intervento. Ad aprire la cerimonia con il saluto dell'amministrazione, il sindaco Alberto Rostagno. La cronaca, la storia di quel giorno ci riporta a quel leoncino rosso, dono dell'amministrazione comunale della città di Rivarolo al distaccamento dei Vigili del Fuoco che, dopo aver ricevuto l'allarme dal comando provinciale di Torino, in cui veniva indicato che un cascinale nell'abitato di Rocca Canavese stava improvvisamente era preda del fuoco, ebbene su quel leoncino rosso 8 vigili del fuoco volontari salirono in fretta e furia per cercare di raggiungere il più presto possibile il luogo segnalato, ma purtroppo il destino volle che quei volontari non arrivarono a Rocca Canavese perché si fermarono qua impattando contro la littorina della Canavesana che da Pont Canavese stava raggiungendo con 30 persone a bordo la stazione di Torino Porta Susa. L'impatto fu drammatico e 4 dei nostri valorosi vigili morirono. Ci salvarono 4 altri vigili del fuoco, ci salvarono 4 vigili del fuoco di cui 2 ancora oggi, e li ringrazio, sono qui perché il primo, il più giovane dei 4, il figlio di Domenico, Ezio Porello, riportò allora dei gravi traumi, ma riuscì a uscirne vivo. Ed è qui questa sera a ricordare il papà, ma anche a ricordare insieme all'altro reduce di quel drammatico incidente, Domenico Milano, qui questa sera a ricordare i suoi compagni, i suoi valorosi compagni Vigili del Fuoco. Io, a nome della città di Rivarolo, li voglio non solo salutare, ma li voglio ringraziare per, non solo per essere qui questa sera, ma per le sofferenze che hanno dovuto sopportare, per il dolore, ma anche per una vita dedicata ai Vigili del Fuoco. Grazie veramente. Penso che questa sera, nel ricordare questi 4 valorosi nostri concittadini, sia anche il momento per ringraziare quanti, dopo di loro, nel corso degli anni, tanti Vigili del Fuoco hanno continuato, sul loro esempio, a svolgere questo importante e delicato compito a favore della collettività, della nostra comunità. Quindi grazie ai Vigili del Fuoco del passato, ai Vigili del Fuoco che oggi sono operativi. Veramente un grazie sincero. Nel DNA dei Vigili del Fuoco c'è l'impegno, la costanza, la determinazione e anche purtroppo il rischio. Quindi è per questo che ancora di più vi voglio ringraziare. Quindi concludo dicendo che questo momento è un momento che noi tutti gli anni ripetiamo e siamo così orgogliosi che l'esempio di Giacomo Gindro, di Domenico Porello, di René Sacchi e di Antonio Merlo sia servito e continui ad essere l'esempio per tutti i nostri Vigili del Fuoco. Grazie a tutti. Presente quest'anno il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Marco Frezza. Occasioni particolari, io sono il comandante provinciale, quindi i Vigili del Fuoco della provincia di Torino fanno parte del comando. E per noi, ripeto, è un momento un po' delicato. Per me è un privilegio conoscere i 2 sopravvissuti per quello che loro rappresentano per i Vigili del Fuoco. Quindi mi dispiace conoscervi in questa occasione,
è un momento triste della storia dei Vigili del Fuoco, in particolare per di Rivarolo, ma di tutti i Vigili del Fuoco. Quando usciamo il rischio c'è sempre, però ci dispiace poi quando in un momento dei colleghi hanno un problema del genere. Lo ricordiamo in silenzio, però sicuramente essere qui a potere tutti i Vigili del Fuoco che sono smacca. Grazie al sindaco per tutte le sue parole, ci possono che far piacere. Io ringrazio poi il capo di staccamento per l'organizzazione, ma permettetemi di salutare in particolare i nostri sopravvissuti. Di poche parole. Grazie, grazie. A fare gli onori di casa, ringraziando i presenti, il capo di staccamento Roberto Zaccaria. Io volevo ringraziare tutti voi che, come ogni anno, siete qua con noi in questa giornata triste, perché ricordiamo la perdita di quattro colleghi valorosi e per noi sono gli eroi, e quindi ogni anno per noi è un orgoglio essere qua per ricordarli. Quest'anno in più mi fa molto piacere avere la presenza del nostro comandante provinciale, dell'ufficiale sempre del comando di Torino e degli amministratori presenti, dei nostri anziani del distaccamento che grazie a loro hanno portato avanti il nostro distaccamento e ancora tutt'oggi siamo ancora qua operativi e ci vedono sfrecciare per le vie di Rivarolo praticamente tutti i giorni, perché ultimamente siamo sempre in giro perché assolutamente c'è sempre qualcuno che ha bisogno di noi. Quindi io vi ringrazio ancora a tutti per essere qua per ricordare questi nostri quattro eroi. Grazie ancora a tutti.